Io sono Erika Morini e faccio la pasticcera emozionale. Io mi occupo di aiutare le persone a comunicare, a condividere, a trasmettere emozioni attraverso la cucina e quindi attraverso la preparazione di un piatto che può essere dolce o salato. La mia cosa preferita è ovviamente la parte dolce e soffice. Io fin da piccola ho sempre avuto la passione per la cucina. Io stavo sempre in cucina con la nonna, quindi ripetevo esattamente le stesse cose che faceva lei, gli stessi gesti per sfornare qualcosa di buono. Poi la passione mi è rimasta e, diventando grande, poi in un momento particolare della mia vita in cui l'azienda per cui lavoravo ha consegnato il libro in tribunale e quindi io mi sono ritrovata completamente a piedi, ho detto ok, invece di rimanere nella mia zona di comfort fatta di moto, auto, motori, meccanica e pezzi di ricambio, proviamo a lanciarci nel mondo della pasticceria. E così ho fatto, e quindi ho iniziato a fare la gavetta nei laboratori alzandomi alle 3 della mattina e quindi andando a sfornare, preparare, impastare. Quindi ho goduto di albe bellissime, dei primi caffè della mattina, dei primi profumi delle brioche sfornate. Ma dopo 6 anni di laboratori, pasticcerie e caffetterie mi sono resa conto che mi mancava qualcosa, e quel qualcosa era il, appunto, lo studio e l'amore per l'emozione che tu metti nelle cose che fai. E quindi dal di lì, siccome non ho trovato il mio posto nel mondo, come lo chiamo io, me lo sono costruito e ho iniziato a fare appunto dei corsi per far vedere alle persone che con gesti semplici come quello quotidiano, che può essere cucinare, si può dire tutto. E io lo dico sempre: quando non sai che cosa dire o come dirlo, dillo con un dolce e stai tranquillo che ci prendi.